o bentornati su Paperless Prinks. Io sono Martina e nel mio canale vi parlo di produttività, organizzazione e creatività, tutto nel magico mondo del digitale. Aiuto, mi stavo già incartando con l'intro. Dunque, oggi è venerdì e sto registrando un vlog. Allora, perché? Vi voglio mostrare come mi organizzo durante la settimana, quindi il metodo che sto usando adesso. Lo sto usando da circa 2 settimane, se non sbaglio, forse anche un pochino di più, quindi è abbastanza collaudato, non super collaudato, però abbastanza collaudato. In più mi dovrebbe anche arrivare, spero, perché è ferma a Firenze da diversi giorni, non so per quale motivo, la Paperlike per il nuovo iPad, quindi per l'iPad M4, e a questo punto volevo metterla insieme a voi. Però adesso io tra 5 minuti devo uscire perché ho l'appuntamento con il commercialista, quindi devo andare, ce l'ho qui davanti a casa, però insomma ci vuole, cioè giusto il tempo di arrivare là e tutto, un attimino ci vuole. E poi appunto ho un po' di lavoro, ma oggi sono più tranquilla con le consegne, perché ho 2 consegne ma molto rilassate, non mi devo strafogare di lavoro. Per fortuna, perché è stata una settimana intensissima dal punto di vista lavorativo, quindi sono anche abbastanza stanca e oggi me lo prendo come giornata un pochino più tranquilla, poi fino alla prossima settimana non prendo assolutamente altri lavori perché voglio riposarmi sabato e domenica, che poi vabbè faremo anche diverse cose, soprattutto domani che è sabato, quindi non voglio avere pensieri di consegne, di lavoro, eccetera. Basta, volevo solo fare questa breve intro per dirvi che cosa vedrete in questo video. Come vi dicevo, spero la Paperlike e la come mi organizzo, appunto, come organizzo le settimane e il lavoro, anche se in realtà per adesso, come vi dicevo, non ho lavori per la prossima settimana, quindi non ho tantissimo che vi posso mostrare, però magari vi posso mostrare più o meno come ho organizzato Things. Sì, vabbè, Things e Notion principalmente uso. Comunque ci arriviamo. Vi farò vedere soprattutto come ho impostato Things per organizzare le settimane e le giornate. Ecco, questo era quello che volevo dire in quest'intro. Quindi basta, vi lascio e ci riaggiorniamo quando appunto avrò qualcosa da mostrarvi. Eccomi qua finalmente a mostrarvi come organizzo le settimane con le app. In questo video, in questa clip, vedrete però solo Things 3, perché comunque è l'app che uso per organizzare proprio la settimana, perché nelle altre app ci sono cose più specifiche, per esempio dei lavori, il numero della pratica, eccetera, che non posso mostrare. Quindi vi mostro direttamente su Things 3 come organizzo la settimana, però sappiate che io qua sotto ho tutti i miei vari programmi, app, eccetera, per organizzarmi. Allora, intanto vi mostro che questa è una attività ricorrente tutte le domeniche, infatti se andiamo a vedere in programmati, domenica ce l'ho, che è l'attività appunto weekly planning. Se andiamo ad aprirla vediamo che c'è inbox, aspettate che chiudo Grammarly, vedete che c'è inbox, freeform, mail e Notion, perché questi sono i passaggi che devo seguire, le app che devo andare a vedere per organizzare le settimane. Quindi inbox vediamo che non c'è niente,
controllo anche un attimo in promemoria perché come inbox uso di norma Things, così ho già tutto qua e sono a posto. Però se mi capita magari che dall'iPhone o dall'Apple Watch devo ricordarmi qualcosa in particolare, devo chiedere a Siri di ricordarmi qualcosa in particolare, uso direttamente l'inbox di promemoria perché se le dico, ehi Siri, ricordami di comprare il latte domani, lei me lo salva in inbox. Ecco, infatti, appunto, per praticità, per rendere le cose più veloci, ho anche l'inbox di promemoria che in questo momento non ha niente, quindi inbox posso andare a spuntarla, lo sto facendo sull'iPhone. Come inbox a questo punto non uso più Just Press Record perché, come vi spiegavo un pochino nell'intro di questo video, sto cercando di ridurre proprio al minimo le app. Dato che sia Things che i promemoria hanno la possibilità di registrare anche con la voce un promemoria perché basta nella tastiera andare a cliccare sul simbolo che permette di dettare un messaggio o comunque qualcosa da salvare, non mi serve più Just Press Record, quindi anche quella l'ho eliminata. Come inbox, quindi ho l'entrata di Things dove tipo nell'Apple Watch ho sempre magari la complicazione per inserire qualcosa direttamente in entrata, ma ho anche il comando rapido aggiungi a Things. Quindi è molto semplice per me dire a Siri o scrivere anche che cosa devo ricordarmi e metterlo direttamente in inbox. Poi ho Freeform che adesso non devo andare neanche a vedere perché tanto so che non c'è niente. Però delle volte magari sono su iPad, sto lavorando e mi viene in mente qualcosa, lo vado ad aggiungere a Freeform o per esempio alle note, una nota rapida e quindi se poi devo andare a rivedere qualcosa che ho salvato lì, me lo sono segnato anche nel weekly planning. Quindi per quello no. Poi devo andare a vedere la mail che vado a vedere sul Mac. Che ho qua di fianco, sto registrando il video dallo studio display e nella mail praticamente quando mi arriva un nuovo lavoro, questo l'ho imparato diciamo dalla mia amica e collega, metto il contrassegno nella mail così che io mi vedo le mail contrassegnate con i lavori in corso e le ritrovo molto più facilmente. Dato che vedo che ho un lavoro, andiamo a inserirlo subito. Come vedete in Things io ho diviso tutto in aree, quindi ho l'area lavoro dove ho un progetto, adesso andiamo a vedere come faccio ad inserire progetti di lavoro, dove ho un progetto nella categoria prima o poi, perché questo progetto ovviamente non ha una data, perché mi serve proprio per duplicarlo come template, quindi lo lascio qui in prima o poi. Adesso comunque vi mostro come inserisco i progetti di lavoro nella categoria lavoro, nell'area lavoro. Poi ho l'area Magic, che è l'area appunto dove, come vedete, ho tutte le cose riguardanti i miei contenuti, ecco, la creazione di contenuti. Quindi qui ci sono i video. Questi sono tutti i progetti che divido in registrazione e poi se andiamo a vedere dentro ci sono proprio tutte le varie clip che devo registrare. Infatti mi sono dimenticata di dirvi questa cosa, ne approfitto. Oggi mi dovrebbe arrivare la paper like, quindi dopo quando mi arriva la andiamo ad applicare insieme e questa sarà una nuova clip del video. Quindi questo lo posso andare a spuntare. E come vi dicevo, appunto, ogni video, ogni progetto per i video lo suddivido nelle varie attività, quindi le clip da registrare e l'editing. L'editing per questo video, che è quello che state vedendo adesso, è per stasera. E però la pianificazione dei contenuti la faccio prima su Notion. Aspettate che ve la mostro un attimo, vado ad acchiappare Notion qua. Eccola, ve la porto qui.
Ecco, la pianificazione dei contenuti, come vedete, rimane assolutamente sempre su Notion. Qui ho tutti i video e i post che voglio pubblicare su YouTube e su Instagram, quindi questo è il primo step per la pianificazione dei contenuti. Poi, una volta che ho pianificato tutti i contenuti direttamente su Notion, li vado anche a portare su Things. Come vi stavo mostrando adesso, aspettate che adesso rimetto, ecco. Come vi stavo mostrando adesso, quindi creo un progetto che come vedete ho template video già vuoto, vuoto diciamo, senza data più che altro. Quindi io mi vado a duplicare questo, vado ad inserire titolo, data, non ci metto la data ma ci metto la scadenza, così io so che entro quel giorno devo aver finito tutte le attività per quel video. E poi basta, la pianificazione dei video, come vedete, avviene anche un pochino qui su Things. Poi tra i programmati ho il sondaggio del gruppo di lettura e il venerdì mi devo ricordare di caricare le varie batterie delle videocamere perché sapete che nel weekend registro i video, quindi almeno ho tutto pronto. Poi queste sono delle attività che prima o poi farò. Una è la didascalia di Instagram, quindi mi serve proprio. Come vedete, per eventualmente pubblicare qualcosa su Instagram se non ho già predisposto tutto su Notion, mentre qui c'è un'attività, cerca nuova piattaforma per sito perché ho chiuso il sito, perché voglio fare qualcosa di più adatto alle mie esigenze, non mi piace, non mi piaceva più WordPress, quindi devo cercare qualcosa di nuovo. Poi ho la categoria admin dove ho le tasse da pagare, quindi i vari saldi e acconti. Poi qui, vabbè, ci sono delle cose che mi servono da ricordarmi per un lavoro. Però in generale qui in admin vado proprio a mettere le cose che mi servono di amministrazione, quindi fatture, cose che devo fare proprio a livello amministrativo, non tanto proprio di lavoro in sé. In personale invece ho shopping, buoni sconto. Ah, questo lo possiamo cancellare, tanto non c'è più. E varie cose da fare in casa, tutte le varie mie attività, quindi per la casa, lavatrici, memory keeping, tinta per i capelli, le cose che devo dare a Kobe, quindi veramente di tutto e di più. Questo progetto poi è libero da comprare in libreria. E cosa ho fatto? Allora, questa cosa non ve la posso mostrare sull'iPad, sul Mac perché non c'è, da quello che ho visto. Comunque, se voi create delle automazioni, potete andare a farvi apparire un determinato progetto su Inks, magari ve lo mostro dopo che ho finito questa clip, quando arrivate in un posto. Quindi io, per esempio, questo progetto, libri da comprare in libreria, l'ho messo che mi appare quando arrivo, per esempio, a Gigli, perché è una delle librerie che visito più spesso. Quindi, quando arrivo a Gigli, mi appare questo progetto, libri da comprare in libreria. Poi ho una categoria ferie, quindi con le ferie da comunicare, eccetera. E poi ho l'area da leggere dove magari mi salvo degli articoli o delle cose che voglio leggere in un secondo momento. Quindi se non so cosa fare, posso andare qui a vedere se c'è qualcosa da leggere. Quindi, allora, mi metto qua un attimo la mail sul Mac, così andiamo ad inserire questo progetto di lavoro. Duplichiamo il progetto, si può fare anche con Command D. Apriamo il progetto. Quindi qui togliamo prima o poi. Ok. E vado a mettere, come vedete, giorno e mese. Quindi questo è per il 15 luglio alle ore 9. E sono più o meno 6.000 parole, quindi metto 6K. Poi aggiungo la scadenza, che quindi è il 15 luglio, e come attività ci vado ad inserire, che poi in realtà non è traduzione, ma è Machine Translation Post Editing 2 di 6K, me lo divido, quindi 2.000 di 6.000 parole. Poi questo lo vado a duplicare e a duplicare perché farò 4.000 di
di 6.000 parole e 6.000 di 6.000 parole. Allora, questo lo devo fare oggi, lunedì, oggi. Poi questo lo devo fare domani, questo lo faccio mercoledì e poi c'è una categoria che è revisione, 6.000 parole, questo invece lo facciamo giovedì e poi potrei fare venerdì. Controllo e invio 6.000 parole. Così per venerdì questa è finita, poi tanto ho altro lavoro. Però adesso non ho tutti i dettagli di quel lavoro, quindi non posso andare ad inserirlo. Quindi questo l'abbiamo fatto. Poi vediamo in programmati che cos'altro devo aggiungere questa settimana. Domani ho tutte queste cose da fare, mercoledì ho queste. Giovedì ho queste cose, volevo sì andare a inserire le varie pulizie, quindi venerdì faccio una lavatrice, mi piace metterci ecco, l'emoji, lavatrice casa, quindi con vari teli, tappetini, eccetera, e questa va in personale. Sabato sicuramente dobbiamo fare i pavimenti. Mi piace questa, pavimenti, e questa va sempre in admin, no, ma che admin? Va in personale questa, mentre venerdì volevo anche fare i bagni. Vediamo se ce la faccio. Lo metto sempre il venerdì, poi purtroppo arrivo la sera e non sono riuscita. Vediamo, magari ce la faccio. E poi basta, perché poi come vedete, i vari video. Ho già programmato tutto, quindi qui domani c'è la registrazione delle clip per il video di giovedì, mercoledì c'è l'editing del video di giovedì, eccetera. Quindi dovrei essere a posto. Allora, mail l'ho guardata e Notion l'ho guardata, quindi adesso vedrete sparire questo magicamente perché l'ho fatto dall'iPhone. E sì, ho controllato tutto perché alla fine anche Notion l'ho controllato, questo è di sabato, quindi siamo a posto. Ecco, magari potrei fare questo, di registrare sabato, questo tanto credo che sarà uno short, e invece sì, sempre di editarlo sabato, quindi anche questo è programmato. Quindi settimana programmata, come vedete. Ci sono tutte le varie emoji, così almeno vedo tutto alla svelta e sono a posto. Basta, a questo punto direi che vi lascio, così ci vediamo poi direttamente dopo per la clip, l'applicazione della Paper Like. Prima però vi mostro sull'iPhone quel discorso che vi dicevo dell'automazione con Things. Allora, questa clip l'avevo già registrata, non è venuto niente perché era venuto tutto fuori fuoco, quindi la riregistro. Sto registrando direttamente dall'iPad Pro, speriamo che si veda bene. Comunque, vi volevo mostrare appunto come creare un'automazione che faccia in modo che quando arrivate in un determinato luogo che voi indicate, faccia apparire un elemento di Things, quindi che sia un progetto, un'attività, eccetera. Allora, vedete che io ce l'ho già questa automazione, però ovviamente la vado a ricreare adesso per mostrare a voi come si fa. Quindi bisogna andare sul più, quando arrivo o quando vado via, come preferite voi, io metto quando arrivo, scegliamo la posizione, ecco, io scelgo i gigli. Poi qui metto sempre, questo potete cambiarlo, potete mettere intervallo di tempo se per esempio il promemoria che volete far apparire è un promemoria della spesa, che quindi vi serve magari solo di giorno se passate davanti al supermercato. Infatti, se voi scegliete intervallo di tempo, potete dare un'ora di inizio e un'ora di fine alla possibilità che quel promemoria appaia dal momento in cui passate in quel posto.
Poi io qua metto esegui immediatamente perché a me la conferma dei comandi rapidi dà fastidio, quindi metto esegui immediatamente. Poi creiamo un'automazione vuota e aggiungi azione. Se voi cercate in Things, vedete che ci sono diverse possibilità. Noi dobbiamo scegliere mostra elementi perché vogliamo che quando arriviamo in un determinato luogo ci mostri un determinato elemento. Dovete poi cliccare su elementi e scegliere cosa mostrarvi. Io in quel caso, come avete visto, avevo messo libreria, cioè libri da comprare in libreria. Ecco, quindi questo progetto. Poi andate su fine e a questo punto, ogni volta che arrivate in un determinato luogo, vi mostra l'elenco che avete scelto. Oppure, come avete visto, potete scegliere anche un'attività. Eccomi qua, Paper Like arrivata, iPad Pro sistemato in posizione, l'andiamo subito ad applicare. Aspettate che, ok, non sapevo se era un po' storta la videocamera. Ce ne dovrebbero essere due, ma io spero di doverne usare una sola, anche se purtroppo mi è capitato di doverla riapplicare perché l'avevo messa male. Vabbè, questo cartone lo tengo perché poi ci rimetto quella che non uso. Ci sono dentro tutti i vari aggeggini, ecco, che carina! Il pannettino per pulirlo, per pulire l'iPad, ecco, questo mi serviva. Accidenti, si sono evoluti da Paper Like, io era tanto che non la compravo. Adesso l'ho rimessa in realtà anche sull'iPad mini. Allora, andiamo tutto a pulire. Poi ovviamente c'è anche la salviettina, quella bagnata. Però voglio fare una cosa. Allora, intanto andrebbe spento l'iPad per fare una cosa migliore, ma ora non mi va di spegnerlo. Voglio mettere subito gli sticker. Allora. Perché così poi la pulisco dopo, quando ho già messo gli sticker. Quella dell'iPad mini l'ho messa un po' storta e la cosa mi infastidisce molto, però vabbè. Allora, eccoli qua, guide sticker. Abbiate pazienza perché io sono molto pignola, in modo che sia tutto super iper simmetrico. Dunque, puliamo. Sembra tutto a posto, quindi inizio a sono già dei pelucchi. Dovrei essere riuscita. Ok, speriamo sia andato tutto per il meglio. Allora, dritta e drittissima, e questo già è un buon punto di partenza. Ok, posso prendere questa, tanto va benissimo. E andiamo intanto a togliere le balle. Questo è un pelucco, non è una bolla. Non so se però riesco a toglierlo. Perché secondo me se la alzo. Ah, aspettate. Ce la sto facendo. Sì, ce l'ho fatta. Perfetto. Lo sto facendo con ancora la parte adesiva sopra perché non voglio rovinare la Paper Like. Non do si dovrebbe rovinare con la carta, però non si sa mai. Qualcuno mi è rimasto. Vabbè. Allora, adesso vado un attimo a togliere questa. E queste bollicine vorrei farle sparire, no? Perché sono granellini di polvere. No, se rimane così non mi piace, eh?
Lo dico subito. No, vabbè, c'è tutta la polvere sotto. Adesso vediamo cosa riesco a fare perché così non si può vedere. Qui c'è un pelucchino. Ah, ok, c'è rimasto il pelucchino sotto, però la bolla non c'è più. Ok, no, le bolle le sto riuscendo a scoppiare. Ci sono due o tre pelucchini che non se ne stanno andando, mi urtano molto i nervi, però non posso sprecarne un'altra perché costano un sacco di soldi, quindi me la tengo così fino a che resisto, poi casomai la cambierò. Questo non so se tenerlo, sì, lo tengo giù di qui così la pulisco con quello. Questa la metto via. E adesso accendo anche il microfono perché voglio farvi sentire il rumorino adorabile. Ok, cioè, metto proprio il microfono qui sull'iPad. Non so se si è sentito, proviamo proprio così. Bene, quindi direi che per questo video è tutto. Vi lascio così almeno importo tutte le clip sull'iPad e mi metto a editarlo. Noi ci vediamo sabato con uno short probabilmente e invece martedì con un nuovo video barra vlog. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per non perdere i nuovi video. Al prossimo video e grazie ancora. Ciao!